Benvenuti in Circonvalla, il programma che gira intorno a Milano. Come avrete notato, oggi non siamo in studio perché il nostro ospite era un pochino troppo ingombrante per venirci a trovare. Eh sì, l'ospite è Expo! Dopo anni e anni che se ne parla male, ora sta iniziando a sorgere nei nostri cuori la malinconia per l'imminente chiusura di un'esposizione universale che non si ripeterà mai più per decine e decine di anni. Eppure vi ricordate tutte le proteste? Vi ricordate le proposte di boicottaggio, le manifestazioni, i black bloc che incendiano le macchine? E ora? Dove sono finiti tutti i No Expo? A fare la coda all'Expo? Eh sì, perché adesso, in questi ultimi giorni della manifestazione, Expo è letteralmente invasa di persone. Le code sono chilometriche. Pensate che nel Kazakistan si arriva a fare 4 ore di coda, che nel Giappone si superano le 7 e nel padiglione della Svezia si rischia di passare tutta la giornata. Ah no, quella è l'IKEA. Vabbè, chiediamo a un po' di persone cosa ne pensano delle lunghe file, ma prima vediamo cosa succede sulla 90. No, no, non farò mai sesso anale con te vestita da orango mentre tua madre ci riprende con la videocamera. Ma come puoi anche solo pensare a una cosa del genere? Guarda, io piuttosto scappo col primo che sale sull'autobus. Tesoro, chiama tua madre e dille di mettere in carica la videocamera. Da quanto siete in fila, ragazzi? Da circa 4-5 ore. 4-5 ore addirittura. Sì. Ma ne varrà la pena però. Sì, speriamo. Siete sicure? Sì. Qualcuno dietro dice benissimo. Dalle 2 ore e 10 minuti. Mezzogiorno e 5. Da mezzogiorno, 2 ore e 4. Guardiamo il padiglione Italia perché siamo italiani. Ma io pensavo di trovare pensavo di trovare tanti stranieri, no? Dico, beh, noi italiani andiamo dalle altre parti, invece non è vero. Gli italiani vengono tutti. Gli italiani vengono, è vero, ha ragione. Perché non fate la colletta dei soldi e andate a prenderci dei panini? Qua stiamo morendo di fame, stanchi perché sono 2 ore e mezza e sono in piedi. Eppure. Invece di andare in giro a fare domande stupide dovremmo portare viveri, portiamo dei viveri alle persone in coda. Vado. Dammi batti 5. Oh sì, pur di toccare. Sono una barista, ogni giorno Expo Workers provenienti da ogni angolo del mondo si ritrovano qui per spiegare ai clienti dov'è il bagno. Abbiamo qui Ilaria. Ilaria, dov'è il bagno? Allora, in generale in Expo i bagni sono nelle stecche degli edifici di legno dove li trovate sempre, ma il più vicino a Cluster Caffè è dietro il padiglione della Cina. Dietro il padiglione della Cina, grazie Ilaria. Dici un po', hai qualche aneddoto su dei visitatori particolarmente fastidiosi che sono venuti qui all'Expo? Sì, allora ne ho 3. Il primo è un visitatore che settimana scorsa era con una bambina che aveva 3 anni, molto carina, e visto che la bambina scappava dalla pipì ha ben pensato di fargliela fare in mezzo al cluster. In mezzo al cluster, sì, davanti alla gente, senza problemi. Questo non causa assolutamente traumi infantili. No, assolutamente. Il secondo sono i visitatori che quando noi facciamo vedere i semi di caffè verde e diciamo di non mangiarli, li mettono in bocca, se li smaccicano e poi li sputano. Ah, e li risputano nella ciotola? Assolutamente. Dopodiché noi ci mettiamo dei guanti fino a qua e buttiamo chili di caffè verde. Bene. Il terzo aneddoto? Il terzo aneddoto è l'imbarazzo della gente che va in giro con i palloncini regalati da McDonald's. Cioè sei a un'esposizione universale, vai a mangiare da McDonald's, quindi già hai qualche problema in testa, in più non farlo vedere agli altri magari. Ah, quindi vanno in giro orgogliosi di essere andati a McDonald's. Orgogliosi. In effetti è un po' strano, cioè uno a Expo ha la possibilità di mangiare specialità di tutto il mondo, perché mai dovrebbe andare a McDonald's? Scopriamolo. Ciao ragazzi, vi possiamo chiedere perché avete scelto di mangiare proprio da McDonald's? Scegliamo di mangiare qui perché ci piace. Perché vi piace? Ma proprio mentre siete all'Expo potete mangiarsi sempre da McDonald's. E vabbè, però a questo punto facciamo prima, è veloce, anche se oggi è pieno, però ci accontentiamo. Vi possiamo chiedere come mai avete scelto di mangiare proprio da McDonald's? No, perché questo qua è più veloce. Perché è più veloce? Più veloce. Solo sì. Per quello? Anche questo, sì. Come mai proprio a Expo dove si può mangiare da questo punto? No, l'ultima volta abbiamo anche assaggiato da quello padiglione thailandese. Ah, ok. No, oggi è proprio un caso. È un caso. Abbiamo stato qua
c'è la fila, dobbiamo entrare da padiglione giapponese, però c'è troppo fila. Poi mia amica dice lei ha troppo fame, quindi esce qua, abbiamo visto, visto McDonald's, cioè, mangiamo uno questo più veloce. Sì. Non è che diciamo voglio mangiare questo proprio, solo che l'unica cosa abbiamo questo momento, sento fame e poi visto McDonald's. Tanto solito anche mangiamo sempre. Ma allora, prima di tutto perché negli altri posti c'erano delle code infinite e poi ci devi dire il Mac è sempre il Mac. No, il Mac è sempre il Mac, quindi perché provare cibi di tutto il mondo quando si può mangiare? Ma senti, sinceramente io ho girato tantissimo, per cui ho già conosco già molti cibi di altre nazioni. Per cui... E quindi a posto così? Sì. Sinceramente sì. Qui in Expo ogni padiglione è un microcosmo dove vigono delle proprie regole e dei propri costumi. Ad esempio, il padiglione della Santa Sede non paga l'affitto e bisogna stare attenti a telefonare negli Stati Uniti perché rischi che ti monitorino una chiamata. E nel padiglione rumeno c'è tutto quello che manca negli altri padiglioni. Però, nonostante le differenze, gli Expo Workers hanno anche trovato dei punti di incontro e uno di questi è il calcio. Abbiamo qui Elena Galimberti che ci racconterà un pochino dei mondiali Expo. Ciao Elena! Ciao Clara! Allora, che cosa sono i Mondiali Expo? I Mondiali Expo sono un luogo di incontro che noi abbiamo pensato nel gruppo Inside Expo che avevo appunto fatto all'inizio, subito a maggio, per dare modo ai ragazzi di incontrarsi, una piattaforma dove potessero stare insieme. E quindi era nato proprio uno spunto di un ragazzo che era nel gruppo dicendo perché non facciamo i Mondiali? E ho trovato strano, ho detto ma sì dai, comunque è un modo per stare insieme, per conoscere, divertirci e avere un punto solo nostro. Espo è stata molto gentile e carina da crearci questo campo dove siamo adesso e poi c'è il CSI che ci ha aiutato e gestisce sempre il campo. Poi tutto tra di noi ci siamo fatti le squadre, abbiamo creato tutta la nostra piattaforma, il modo per organizzarci, ragazzi, tutto spontaneo, tutto volontario soprattutto. E tutte le nostre serate sono state passate, abbiamo iniziato a metà luglio, abbiamo fatto tutto in un mese, al 23 agosto abbiamo iniziato, 64 squadre, che non sono poche, e adesso siamo qui alla finale. Siamo alla finale, finalmente. Annunciamo tutti chi ha vinto. Esatto, la squadra del padiglione Enel, grandi ragazzi, bravissimi, grazie Enel. Di aver partecipato a tutti. Bravissimi ragazzi dell'Enel, io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di In Circonvalla, ciao!